Oddio! Buono, buono, tranquillo, con calma! Mamma mia! Buongiorno bimbi! Buongiorno, allora quest'oggi come sempre con un meteo barbino, perché è un meteo veramente barbino, nonostante siamo ormai in maggio inoltrato, prima della prima metà, però purtroppo guardate il meteo è quello che è, cioè, niente di buono. Allora stiamo andando a prendere caos a Lucca, quindi ci partiamo da Piandimome, si va a prendere caos a Lucca e poi andiamo, se c'è forse anche Matteo non lo so, si va in Versiliana a fare un po' di stalking feeder, quindi più che stalking feeder, più che street feeder, un po' di fast fishing, vedremo un attimino. Quindi andiamo a prendere il nostro buon caos e vediamo come organizzare la giornata. Ci accompagna sempre con furore, eh? Minchia, oh! Allora, siamo arrivati al nostro caos. Io la macchina, oppala, l'ho sempre carica dall'ultima volta dal cappottino di Serra, quindi un po' di roba ce l'abbiamo. Stavolta ho il 25, eh? Sì, meno male. Allora, l'attrezzatura da feeder street, da street feeder ce l'abbiamo, alle ridotto al minimo. Alle brutte ci abbiamo anche la roba da basso e la roba da serra, vabbè, insomma si va qualcosa la inventiamo. Dove si va? Si va verso la Versiliana. Sì, vediamo da qua. Io venendo un po' visto che fossi, serchio, sono stracolmi, speriamo che dalle mie parti un pochino vada meglio, speriamo sia più tranquilla. Vai, allora bimbacci, guardate un po' il sole, strano, sto moccolando. È uscito un po' di sole, noi non abbiamo portato polarizzati, a regola, forse non ci servono, però vabbè, dai, un po' di sole è uscito, è già andato via. Dai, siamo a metà strada, ci fermiamo a prendere i bigattini e poi si va in pesca. Allora bimbi, bentornati sui Tieni di Pesca, siamo arrivati sugli spot, siamo in Versiliana quest'oggi. Permessi di pesca necessari? Bollettino regionale con documento di identità valido. Ok, come pescheremo? Pescheremo a feeder, a street feeder, bigattino, maggot, vedremo le montature durante al la giornata. Un po' di mais. Specie ittiche che andremo a ricercare? Cavera, no, carpi e quel che capita. Scardolozzi, se ci venisse fuori la tinca, insomma vediamo. Ci prepariamo e andiamo in pesca. La Versiliana ci ha preso a calci in culo, ci spostiamo al magazzino. Allora bimbi, siamo arrivati in zona magazzino, c'è un depuratore che butta acqua, è uno spottino mio segreto, top secret burp. Vediamo se mi vestono, mi danno i bigattini, mi fregiano del bigattino. Ti imbigatto? Sì, prendiamo l'attrezzatura e vediamo se riusciamo a fare qualche carpa, vai. E finalmente caos e scappotta, c'è il guadino? No, sì. No, oh, un bel carassiolo. Vediamo se riesco, ci arrivo, eh. Carassiolo per caos! Oh, finalmente si è scappottato, andiamo sull'erba, vai. Lì. Sempre il nostro Phantom, yeah! Al contrario, vabbè. Vai!
E picchia e picchia poi! Oh, alla fine si è scappottato, eh! Si è faticato ma si è scappottato! Non è un carasso! Non hai baffi! Sì, sì, è un carasso, fa un po' vedere? Non hai baffetti? Sì, sì, è un carasso! Carasso, è un carasso! Dorato, carassiolo, bello dorato! Vai, lo slamiamo e ci rivediamo dopo. Abbiamo mangiato bene. Vediamo il nostro carassiolo. Vedete, si è scappottato da stamani. Potina, una, due, tre. E gli ridiamo la libertà. Vai. Oggi che ci è attaccato, vedi, è tutto... Io la leggo. Usiamolo il nostro phantom. Aspettando giù, come va a mettere? Là dove ci sono io, pezzo di merda. Non vuoi prendere? No! Vai! E è partito! Libero. Via! Visto che pescavi là sotto il fico, c'è stata la cattura! Proprio a rischio, eh! Sì! Vai, vediamo se si fa qualche altra bella cattura, se facciamo un'altra catturina con la canna di caos, si fa vedere anche la montatura. Vai! Vediamo! Il caos questa volta mi sa che non è un carassio! L'abbiamo vista scappare, gira, tiriamo la canna, ti dà noia? No, a parte che è laggiù, eccoci, c'è un carasso da record, no, questa è una bella carpettona, vai, prendo il gradino, oppa, questa è una bella carpa, questa è una carpozza, la carpa, avete ti portavano un posticino vano, sì, ma che fatica a girarli, porco cane, ti prego che non ti riesco a guadinare, cioè mettimi di qua, vai, e c'è, mi cattura, son cattive le stevi? Leva dell'acqua qui sopra che devi raffinire, io monterei altro pezzo, che dici? No, ci arrivo, voglia te, scusate le riprese ragazzi, opa, scusate le riprese, ma ci siamo, erba, via, là ti verrò a ciucciare le ruote laggiù, due pesci in due minuti, bada bella, oh, dove punta, eh? Oh, bella Devona, che carpettola libera, vedi, non ti porti a cappottare a Canderode, ma anche il posticino ti porta, questa è la carpa di libera, secondo, non è di Serchio, oh. Vai, la slamiamo, siamo, ragazzi, siamo pronti per la carpa in street feeder fishing. Viva! Al volo! Vai, pronti per la fotina. Sei anche in luce, la bella. Vai, una, due, tre. Vai, guarda che bella, che bocca. Guarda che coda. Guarda bella, vai, pronti per la libertà, per questa bimbona. Allora ti venga a ciucciare le ruote laggiù, via. Se là ci sono pesci. Vai! E gli ridiamo la libertà! Ciao bimbona! Marchesini insegna! Là! Via! Insomma, che dire, facciamo vedere sta montatura! Certo. Ha funzionato! Allora! Pastoratore che scappa! Pastoratore in fuga! Su una madre del 25, sì, piccola trillatura, ma su... che bel giacchettino, piccola trillatura sui 20 cm abbondanti, sì, girella ammortizzata. Maggot feeder da 20 grammi, maggottino classico, finale uno corto, sgancio rapido, sì, e un finalino abbastanza corto del 20 con un amo del 10 e una barcata di bigattini, 8 bigattini attaccati. Vai. E vediamo cosa esce. Che dire, il nostro caos ha staccato un carasso e una carpa in rapida successione. Lo spot finalmente sembra averci dato un pochino sembra di ragione. Muoversi. Sì, io ora sono in quella zona là, però non sta rendendo quanto quella zona là, quindi molto probabilmente andrò a ciucciare le ruote a caos. Quindi andrò a mettermi anche io là a vedere se riesco a fare un carasso. Detto questo, torniamo in pesca. Vai, bimbacci!
Allora, giummati. Allora bimbi, dopo che il buon caos ha fatto le due catture qua all'idrovora, sono contentissimo perché è bello portare un amico in uno spot, il mio spot segreto, che abbia fatto le catture, sono veramente contento. Ora ci spostiamo all'ospedale, dietro c'è un fossetto, vediamo se riusciamo a fare qualcosa lì, non lo so, ve lo dico già, molto probabilmente non lo vedrete nel video perché è stato bracconato per tanti anni, quindi non so se ci sarà qualcosa, comunque ci proviamo, andiamo. Dove lo porti lo porti e fa pesce. Poi dove è andato? Laggiù l'avevo. E allora questa è una carpa. Che ci dice? Che ci dice? No, è piccolina. Vabbè, insomma oggi più caos. Come un gatto. Sì? E oggi caos dove lo porti fa cattura. Oggi spazio. No! Gobbo! È lui! È il gobbo! Guarda com'è! Quanto è grosso! Guarda com'è! Guarda che pancia! È il gobbo! Guarda che bello, ragazzi! Guardate che persico sole! Ma allora, ragazzi, oh, foto, la faccio è foto. Uno dei miei pesci preferiti! Ti fermo, ti faccio sudare la foto, guarda com'è! Bello, ora lo slamiamo, ragazzi, e poi andiamo a liberare, perché lo slamarlo l'ha angolato finale al culo, si guarda. Vai. Allora, abbiamo subito liberato il pezzichino perché abbiamo slamato col forcipiatro. Te pensa il destino. Queste le abbiamo trovate in terra e ci hanno permesso di slamare il pesciolotto. Ha ripreso la libertà, nelle acque l'abbiamo tessuto anche perché perdeva un goccinino di sanguino, abbiamo ributtato giù. Un pochino perdeva e quindi nulla, abbiamo dato la libertà, il nostro caos continua, dove lo porto un versiglio a fa catture, quindi io faccio la figura, oggi faccio l'accompagnatore. Oggi fai la guida. Oggi faccio, vedi, faccio il caddy della pesca. Dai ragazzi, facciamo un'altra ventina di minuti qua e poi ci spostiamo e andiamo nell'ultimo spot che è il canale di Pioppo Gatto. Allora, dalla parte di là è chiuso, ci stanno mettendo una sbarra, c'era un po' di schifezza, quindi siamo venuti venire invece che a Pioppo Gatto. Siamo in Sassaia a vedere il degenero più totale di un canale, vi facciamo vedere alcune cosine. Questa è la nostra bella amata Sassaia, per chi è di zona capisce di cosa sto parlando. Questo è ciò che rimane, signori della Sassaia, ve lo zoomo bene bene, eccoci qua, il degrado, eh? Vai. Detto questo, questa è la situazione dei canali, dei fossi, della Versilia. Ecco perché ci chiedete di andare a fast fishing e noi non vi ci possiamo andare in Versilia. Questo è il motivo. Bene ragazzi, se facciamo una catturina in Sassaia, se no ci si vede per la chiusa. Ciao bimbi. Ciao. Nico! Oh, la cannina! Allora vado nel fosso! È grossa! È grossa! Non lo so, è la cannina, tira! L'ultimo pesce della giornata! E il caos! Oh! Non so che è! Sembrerebbe una carpa! Da come tira sì, una carpa in Sassaia, ragazzi, sarebbe un godimento! Questa cannina! Carpi di libero! Oh. Ah. No, Ci abbiamo la musica rock! Non ce la fa, non la tiene! È grossa! Guarda come si fa! E Ali si corre dietro! Ma dai Broni, si collegato col guarino! Cioè sapere quanta sponda c'ho perché. Basta! Sento caos! Ci ho passato! Io la cadono ancora in pesca, tra l'altro!
No! No, slamata! No, no, non è slamata per nulla! Non so fin dove possa andare! Usa il manico di guarigo, no! E l'ho perso! E laggiù, è quello il problema! Sei incartato lì! Dammi! Aiuto! No, si tieni! Io vado! Io vado! How we survive! C'è sponda, c'è sponda! Marina! Aiuta! No, si è rotto il pantalone! Vai! Liberata! Liberata! Lo sai che hai il 18, vero? Zitto! Sono tenti! Ma zitto! Vedino! Ho recuperato solo! Oddio! Guarda che carpa di libera! Mamma mia! Oh Michael, Michael! Michael, oddio! No! Mamma mia! Ah, pinna! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, la sassaia cosa offre! Ancora! Madonna, guarda là! Madonna! Oddio! Oh! Oh! Oddio! Buono, buono, tranquillo! Con calma! Mamma mia! No, no! Mamma mia! Non ci sta! Non ci sta! C'è stata! C'è stata! Mamma mia! Padre! Tira via, figlia! Ciao! Via! Non ci sta! Mamma mia! Ce la posso fare! Ciao! Oh, mamma mia! C'ho anche l'uccello di fuori! Ma! Mamma mia! Ma bestia! Mamma mia! Che vuoi? E tanto la mia canna è qua in pesca, comunque! Guarda che... Piano, piano, bimbona, piano! Ti si slama, ti si dà la via! Ah, che bella! Ragazzi, guardate pinna. Mamma mia! È viva la sassaia, non è ancora morta. Tranquilla. Là. E tre per Instagram. Vada bocca! Patoniccio! Lo volevate il post fishing! Vi si è dato il post fishing! Mamma mia! E dove vai, bambolona? Madonna, ma guarda che pinna! Che coda! Ma guarda! Guarda coda! Questa è la mia mano! Ma guarda che bei colori! C'è gamberi! Questa va a gamberi! Diamo gli della libertà e la diamo qua giù, eh! Lascia pure in terra, lascia in terra! E riparte!
no, pensate che ci ha lasciato fuori alla pinna. È un tulip. Allora, la gioia. Di qua. Allora, la gioia per noi. GoPro, arresta video. GoPro, spengiti. La gioia è che la GoPro ascolta. La gioia non è la grandezza della carpa, è l'averla presa qui, in un canale della Sassaia che pensavamo fosse morto. Guardate la natura cosa riesce ancora a darci. Che dire, io per me ho già finito. Per me ho finito, posso andare a mangiare la pizza dal mio babbo. Dai, ciao bimba, ci si vede in chiusura, alla grande. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Avete visto questa sessione di street feeder, fosse fishing? Abbiamo girato molto larga. Sì, abbiamo girato un bel po' di destinazioni. Non so se vi avrò messo anche altri spezzoni di altri video che abbiamo girato insieme al nostro caos, insieme alla Veronica. Non lo so, lo vedrete. Vedremo. Lo saprò quando lo monterò il video. Detto questo, che dire, abbiamo girato fra i vari fossi della Versilia. Siamo stati a Fosso Fiumetto, dove abbiamo detto i permessi e quello che serviva. Abbiamo fatto un piccolo, diciamo, un bozzetto dove scarica un depuratore al zona magazzino, sempre con i soliti permessi, specie ittiche, sempre le carpe, carassi e quant'altro. Sì, non i cavedani perché non ci sono. Poi infine siamo venuti in Sassaia perché è più appogato. Siamo andati nel fossetto dietro l'ospedale, dove invece abbiamo fatto un bel persico sole. Un bellissimo persico sole, un fossetto molto bracconato, ma che alla fine un pesciotto si sta riprendendo. E poi, dato che Pioppo Gatto era chiuso, siamo in Sassaia e un canale morente, però ci ha dato dimostrazione che la natura riesce sempre a riprendersi e ci ha regalato una splendida cattura. Detto questo, che dire ragazzi, si va in chiusura e vi ricordiamo come sempre che se questo video, come tutti i video di DP, che sono sempre nuovi e innovativi di news, noi ci mettiamo più impegno possibile a darvi sempre qualcosa di nuovo. Non avete idea della faticata oggi? Porco cane, i chilometri! Quindi, se vi è piaciuto, vi ricordiamo di commentare, iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere il video e venirci a trovare su tutti i nostri social. Trovate il link sotto in descrizione e sul nostro sito web www.itineraripesca.net, dove trovate tutti i prodotti e i brand di DP. Detto questo, vi salutiamo e vi ricordiamo, ringraziandovi come sempre per la preferenza accordataci, vi ricordiamo come sempre il nostro motto: Catch and release! Ciao, ciao! Ma comunque.